Energizziamoci, organizzato per l'associazione Codici Emilia Romagna, ospita questo pomeriggio della Lega Navale dei Lini. L'appuntamento di questo pomeriggio, ricordiamo, realizzato con l'utilizzo di fondi del Ministero allora dello Sviluppo Economico, decreto ministeriale 10 agosto 2020. L'ultimo incontro di oggi riguarda il tema della mobilità sostenibile, tema quanto mai di attualità e sul quale tanti spunti possono spendersi, sia in termini pratici, che è lo scopo fondamentale di questo incontro per l'utenza, sia perché no, anche di richieste, di chiarimenti e di dibattito su alcuni punti che vedrà impegnato l'esperto dell'Associazione Codici in materia energetica, che avete sentito tossire, il dottor Davide Zannoni. Ciao Davide, bentrovato. Buongiorno a tutti. Allora, grazie in particolare per essere della partita nonostante qualche piccolo acciacco stagionale. Bene Davide, oggi parliamo di mobilità sostenibile. Una volta si sarebbe detto bisogna limitare gli inquinamenti di traffico nelle città, certo lo scopo è fondamentalmente quello, però non c'erano le tecnologie di oggi, non c'erano delle soluzioni, come ho detto in un altro incontro, plurifattoriali, che messe tutte insieme possono far compiere un salto di qualità di una situazione che è obiettivamente grave in termini di inquinamento ambientale. La concentrazione delle polveri sottili nelle nostre città è un problema, e grave anche in termini di spreco di risorse, tanto energetiche quanto economiche, quanto ancora, mi viene da dire, in termini di qualità della vita. Penso a quanti italiani passano una fetta significativa del loro tempo in coda sul grande raccordo anulare di Roma o in misura minore sulla tangenziale di Milano, e si può ben capire come forse un cambio di passo nella materia fondamentale della mobilità, al passo con le tecnologie e con i cambiamenti sociali a cui stiamo assistendo molto rapidamente in questi ultimi anni, può dare veramente una può essere una buona notizia per tutti. Caro Davide, allora, vogliamo cominciare dalle buone pratiche di mobilità, ovvero vuoi cominciare tu inquadrando la materia del contendere e le ultime novità del settore? Allora, io andrei a step, nel senso, il ragionamento più grande che si può fare all'interno della mobilità sostenibile è: cosa possiamo fare per ridurre l'impatto ambientale nei grandi tragitti? E qui parlo dei tragitti che oggi vengono fatti con gli aerei o con i treni. Innanzitutto la Comunità Europea ha recentemente indicato come, diciamo, consigliato agli Stati membri, qualora ci fosse la possibilità di sostituire in maniera efficiente il tratto tra la città A e la città B con un trasporto su rotaia, dovrebbe essere preferibile rispetto a un trasporto aereo. Questo perché è banale, ma il treno va a corrente, e se la corrente è fatta con fonti rinnovabili è molto più sostenibile di un aereo. Oggigiorno ci sono anche tecnologie per un carburante per gli aerei che sia, non dico sostenibile, ma che sia prodotto con fonti di scarto. Questo consente di ridurre l'impatto, l'impronta ambientale di questo viaggio. Quindi se io utilizzo un biodiesel, così si chiama, per il trasporto aereo, è molto meno impattante che il diesel, diciamo, vecchio stile, perché ovviamente viene prodotto da scarto di lavorazioni del legno, oppure da materiale di scarto nella produzione agricola, eccetera, eccetera. Andiamo un passo più in basso.
la mobilità leggera, quella che noi utilizziamo per muoverci con la nostra macchina, al 2035 dovrebbe passare tutta, diciamo, la produzione di nuove auto dovrebbe passare tutta completamente in elettrico. Questo ha un pregio, che è quello di naturalmente utilizzare l'energia elettrica, che è molto più efficiente del motore a scoppio. Se noi pensiamo che se io inserisco 1 litro di benzina all'interno della macchina, solamente il 35% di questa potenza che sprigiona, dell'energia che sprigiona questo litro di benzina, viene utilizzato per far muovere la macchina, tutto il resto è calore, è una stufa, noi viaggiamo con delle stufe. È una tecnologia naturalmente vecchia, che ha tutta una serie di ripercussioni anche romantiche sul fatto di avere la macchina che fa rumore, però ha un'inefficienza di fatto che la macchina elettrica riduce almeno al 75%, quindi noi con un litro, ovviamente non è 1 litro di energia, ma con la stessa energia che io inserisco in una macchina elettrica, stessa energia prodotta con 1 litro di benzina, io ho il 75% di questa energia che viene utilizzata per far muovere la macchina. Capite che la differenza è un bel po' grande. Parliamo poi di tecnologie che sono nuove, che stanno piano piano evolvendo. A me dispiace per gli amici tedeschi che cercano di spacciare il loro diesel sintetico come la soluzione che ad oggi non c'è, oltretutto, perché quella è una tecnologia ancora sperimentale, che dovrebbe aiutare appunto a rendere efficiente la mobilità, diciamo, leggera. Però io ricordo che per fare questo diesel sintetico si usa l'energia elettrica, quindi è ancora, cioè, è 2 volte assurdo che si utilizzi l'energia elettrica che io posso mettere all'interno della macchina per produrre un carburante che poi comunque, una volta dentro la macchina, ha un'efficienza del 35%. Vuol dire che quel diesel lì ha un'efficienza ancora minore, stiamo parlando attorno al 15%, quindi lascio a voi le considerazioni. Certo è che oggigiorno il numero di macchine elettriche in circolazione nella nostra bella penisola è molto basso per due fondamentali motivi. Uno, il costo della macchina di per sé, che è almeno oggi di un 30% in più rispetto a quello che è il costo di una macchina, diciamo, benzina. Nonostante Tesla, è notizia di ieri, ha diminuito il costo della sua autovettura di 10-20%. Seconda cosa, però è un'indicazione, i prezzi delle macchine stanno scendendo, questo era solamente per darvi un esempio. Seconda problematica è il parco di ricarica, quindi quelle che vengono chiamate colonnine elettriche e che servono per ricaricare le autovetture. Da questo punto di vista c'è da però sfatare più che altro è un cambio di paradigma. Noi utilizziamo la macchina a benzina andando al distributore, facendo benzina poca o tanta che ne facciamo, e dopodiché quando rifinisce la rifacciamo. Per la macchina elettrica il ragionamento da fare è completamente diverso, è come un cellulare. Noi dobbiamo fare viaggi lunghi, ovviamente quello che stiamo chiedendo più volte ai maggiori player del mondo dell'energia è installare colonnine cosiddette fast, che caricano a 150, almeno 150 kW all'ora. Se pensate che mediamente una batteria di una macchina elettrica ha più o meno 60 kW, vuol dire che una carica da 0 a 100 in quelle colonnine ci mettete un'ora. Se voi programmate un viaggio, io sono a Milano, voi siete a Rimini, da Milano a Rimini, con una macchina che mediamente fa reali 300 km di autonomia, una macchina elettrica,
parliamo di una sosta verso Modena per mangiare, per pranzare. Attaccate la vostra macchina e giungete tranquillamente a Rimini senza dover fare ulteriori soste. Questo per farvi un esempio di come oggigiorno, semplicemente, non dico organizzandosi, ma cambiando proprio le modalità e il modo di pensare l'autovettura, questo porta a una possibilità di utilizzo di una macchina elettrica tranquillamente in sostituzione di una macchina a combustione senza neanche accorgersene. Ulteriore aspetto, non secondario, le macchine elettriche oggigiorno sono incentivate sia per quello che riguarda l'acquisto, sia per quello che riguarda i costi cosiddetti di manutenzione. La manutenzione tecnica è molto più bassa, il bollo non si paga. Se abitate in una zona come dove abito io, insomma a Milano, non si pagano né i parcheggi né l'area cosiddetta area C, che è questa area nel centro di Milano, che viene consentito l'accesso solo previo pagamento di 5 euro per l'accesso. Se hai una macchina elettrica non li paghi. In alcune città dell'Emilia-Romagna cioè esiste lo stesso tipo di incentivo, chiamiamolo così, per l'utilizzo della macchina elettrica, ma su questo aspetto, se io per assurdo vivessi in una grande città, la macchina non la comprerei neanche. Sarebbe ancora più sostenibile come scelta, perché comunque produrre una macchina elettrica impatta in maniera anche più importante di una macchina a combustione su quello che è l'inquinamento in fase produttiva della macchina, perché ovviamente le batterie hanno terre rare, eccetera, eccetera, non sto adesso a tediarvi in queste cose. Però in caso di una città, una media grande città, che sia efficiente dal punto di vista del servizio pubblico, servizio di trasporto pubblico, questo servizio dovrebbe essere il primo disincentivo all'acquisto di un'autovettura, perché prima di tutto i mezzi pubblici sono più efficienti. Seconda cosa, quello che da 10 anni a questa parte più o meno è diventata l'approccio di sharing, quindi la condivisione di queste o piccole autovetture o adesso vanno di moda anche i monopattini. C'è stata un recente referendum a Parigi per cui la maggior parte delle persone adesso dicono che siano andate a votare praticamente tutti coloro i quali i monopattini non li usano, però comunque è stato stupido perché se io uso il monopattino sarei stato il primo che doveva andare a votare per mantenere il servizio di monopattini. Il problema è che a Parigi, come purtroppo in alcune città italiane, quello che manca è la regolamentazione. Stiamo parlando di un affare che va a 20 all'ora, non è che cioè, ci sono questi grossi problemi se si sa usare con la testa. Il problema è che senza regolamentazione, come al solito, poi l'essere umano tende a fare un po' le cose così, in maniera poco civile. A Milano, per esempio, è stato regolamentato l'utilizzo dei monopattini, ci sono dei parcheggi, delle aree in cui si può parcheggiare e quindi non c'è il parcheggio selvaggio per cui ti trovavi i monopattini in mezzo alla strada. È sempre una questione di riuscire a trovare il modo giusto per incentivare questo tipo di mobilità. Quindi, in modo giusto, si intende anche in modo sicuro. Il referendum parigino si era giocato soprattutto su questo tema. Ricordo, a Parigi si è votato per escludere il servizio di noleggio pubblico dei monopattini, non si sono vietati i monopattini, se uno se lo vuole comprare il monopattino può tranquillamente impiegarlo. Il punto è effettivamente l'uso indiscriminato di questi mezzi da parte di un pubblico utenti non preparato e la mancanza endemica in tante città di una rete efficiente di piste ciclabili in luogo di elettrificazione.
attesa che si ricolleghi il nostro esperto Davide, una piccola digressione. Sì, stava, credo, introducendo l'argomento della necessità di una infrastruttura pubblica significativa sul piano del trasporto pubblico. Questo era sempre stato vero, è sempre stato il grande valore aggiunto di una città che disponeva di infrastrutture rispetto ad un'altra. Vuole dire, pur amando allo stesso modo Milano e Roma, c'è una notevole differenza tra la rete metropolitana della prima e quella della seconda, e di conseguenza anche un valore aggiunto in termini di minor traffico e di minor inquinamento prodotto, anche se poi l'inquinamento a Milano è paragonabile a quello di Roma per ragioni geomorfologiche. Però diciamo che come scelte negli anni e decenni, quindi senza alcuna attribuzione di meriti a coalizioni politiche piuttosto che no, ma nei decenni si è provveduto a costruire una efficiente rete di trasporti pubblici che è paragonabile a quella di altre metropoli del nord Europa e che può fare la differenza. Ma questo, dicevo, valeva fino ad oggi per tutti, continua a valere, ma adesso c'è di più, adesso c'è un'altra tecnologia che consente di mettere in comunicazione diversi mezzi di trasporto. Non esiste più semplicemente il parcheggio di corrispondenza metropolitana, che certamente sono una benedizione, ma esiste la possibilità di prendere auto in car sharing, di utilizzare monopattini, bici elettriche, insomma di interconnettere varie modalità di trasporto senza, questo mi preme dirlo, senza che diventi un appesantimento per la vita del pendolare già massacrato. Cioè bisogna fare in modo che tutto questo avvenga con una grande scioltezza, una grande naturalezza, solo così si potrà rendere appetibile sul mercato la formula, le formule da un punto di vista ambientale più sostenibili e anche da un punto di vista economico. In altre parole, non vedo all'orizzonte la possibilità di dire in Italia aboliamo il trasporto privato, punto e basta, ve lo imponiamo dall'alto, sia perché probabilmente si assisterebbe ad una rivolta sociale, sia perché creerebbe nell'immediato dei problemi enormi. Si pensi al settore dell'intrattenimento, della ristorazione, che farebbe fatica a vedere la sera persone che si spostano e alimentano un sistema che alla fine alimenta l'economia, e l'economia alimentandosi si permette anche la costruzione di infrastrutture che alla lunga aiutano a risolvere i problemi. Quindi in qualche modo per fare del bene, credendo di fare del bene, probabilmente si otterrebbe un effetto contrario. Diversamente il vero modo per disincentivare l'uso del mezzo privato è quello di fare sì che chi, cioè il singolo cittadino, deve operare delle scelte, lo ritenga conveniente, lo ritenga comodo anche. Sei d'accordo con me, Davide? Assolutamente sì, e ti rilancio anche su un altro tema, che è quello del turismo. Allora, in Regione Emilia-Romagna avete dei luoghi poco serviti naturalmente da quelli che sono i servizi pubblici, maggiori servizi pubblici, cioè se io prendo un treno, mi fermo a Reggio Emilia, voglio andare a Fontanellato, che è questa bellissima cittadina lì vicino, come ci posso andare? Se sono arrivato in treno mi attacco al tram, che non c'è. L'unico modo per andarci è prendere la propria macchina, giungere a Fontanellato, farsi il giro dentro il labirinto, sperare di uscire e tornare a casa. Se ci fosse un servizio di car sharing o addirittura azzardo bike sharing, perché quando la stagione è bella è anche bello andare in giro per quelle zone, che mi consenta di giungere al Fontanellato dalla stazione di Reggio Emilia o comunque in un sistema che sia sostenibile, io non ci trovo nulla di male, anzi sarebbe una cosa carina da organizzare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che devono mettersi in interconnessione. Tu prima parlavi di interconnessione. L'interconnessione qual è? L'offerta turistica, il trasporto pubblico e il servizio di car sharing, bike sharing,
deve però prevedere anche un'ulteriore, nel caso di car sharing, tutela, che sono le piste ciclabili. Perché purtroppo andare in giro in bicicletta oggigiorno è molto pericoloso. Se stiamo cioè diciamo che se andiamo insieme alle macchine, quindi il fatto di avere una pista ciclabile che ci consente di visitare anche posti turisticamente apprezzabili e sicuramente da andare a vedere, può essere un incentivo anche a tutto il mondo turistico. La regione Emilia Romagna è votata a questo settore, quindi non vedo perché non può essere pensabile una cosa del genere. Tutte le zone delle valli e dei colli bolognesi, eccetera, eccetera, tutta quella zona lì, è tutta zona dove l'unico modo per andarci è la propria macchina, ed è un peccato perché fondamentalmente a noi la macchina serve solo per arrivare nel luogo e poi tornare indietro, non c'è un'utilità poi una volta che ci si è arrivati. E allora perché non utilizzare? Uno dice dovrebbero esserci pullman, però dai, lo sappiamo tutti che oggigiorno chi cavolo è che usa un pullman per andare a Fano e tornare indietro, cioè è scomodissimo, è molto più utile anche perché si possono rispettare quelli che sono i propri orari, un servizio di questo tipo, di sharing. Poi può essere uno sharing fatto con la macchina elettrica, per cui è anche sostenibile dal punto di vista ambientale, ma già il fatto che la macchina non sia di proprietà e che non venga usata come mezzo di trasporto proprio, ma che sia in condivisione, è comunque già un modo molto più sostenibile di concepire quello che è il trasporto come l'abbiamo concepito fino ad ora. Si ottimizza l'uso e si limitano il numero di macchine parcheggiate, perché poi non dimentichiamoci che anche una macchina ferma, se non altro a livello estetico, è un danno ambientale. Ah sì, beh certo. Senza contare poi che macchine che cercano parcheggi e che continuano a girare nello stesso quartiere per mezz'ora inquinano e moltiplicano il problema. In questo senso anche delle app che ultimamente cominciano ad avere successo come individuazione di parcheggi liberi e discorrendo sono le benvenute. Tutto ciò sì, assolutamente. C'è da un attimo porre l'attenzione su quella pratica molto disdicevole dell'utilizzo dei parcheggi per le auto, per le ricariche elettriche da parte di autovetture che non hanno neanche la spina, oppure autovetture che sono elettriche ma che utilizzano quelle come parcheggi. Non è un parcheggio, è come se voi parcheggiaste alla pompa di benzina. O vi danno fuoco alla macchina, ma non è il caso perché sennò esplode tutto, ma comunque io non so se tu hai presente il codice della strada, ma quello è un qualcosa punibile dal punto di vista del codice della strada. Il problema è che il codice della strada non è stato ancora aggiornato, sempre lo vogliono fare, e io mi auguro che pensino anche a questa cosa. Quello non è un parcheggio, è un posto dove io ci metto la macchina, la ricarico e dopodiché la devo spostare, non ce la posso lasciare lì e utilizzarlo come parcheggio e fare il furbo perché la macchina elettrica va a attacco. Non vale. Certo. E anche le biciclette elettriche sono una buona notizia, perché consentono di, per chi lo desidera, naturalmente per chi per ragioni di età e di salute si può permettere di andare in giro in bici anziché con altri mezzi, ma alla fine copriamo il 90% della vita delle persone, escludiamo i bambini piccolissimi, gli anziani malfermi. La bicicletta elettrica consente anche di superare le distanze eccessive, ovvero le salite impegnative. Sì, diciamo che la città come Roma aiuta a raggiungere quei luoghi in cui prima ci arrivavi solo sui pantani, e quindi diciamo che aiuta a tutti a poter accedere anche a zone montane con la bicicletta, che è molto meglio che andarci in macchina, se non altro perché respiri l'aria pulita e fa bene. Assolutamente sì, Davide. Bene.
determinato, io vorrei riportarmi a quei consigli pratici che dicevo in esordio, utili sin da subito per i nostri consumatori in ascolto e quelli in presenza, per poter migliorare il loro livello di efficacia nell'approccio alla materia della mobilità sostenibile. Punto numero uno, e chiedo la tua conferma e il tuo commento: spegnere il motore in caso di coda, naturalmente con delle applicazioni pratiche nel caso di un'auto elettrica. Sì, dipende, nel senso che allora, facciamo così. Diciamo che di regola, se conoscete la città in cui vivete, sapete quali sono i semafori per lui. Questo è una cosa che io ormai ho notato, dove abito, io so qual è il semaforo fetente che dura 3-5 minuti anche. E lì, se uno riesce a spegnere la macchina, oggi le macchine hanno anche lo start and stop, quindi si spengono automaticamente, eccetera, eccetera. Però diciamo che nel caso in cui non si abbia questa tecnologia a disposizione sull'autovettura, spegnere la macchina risparmi e non inquini. Quindi sono duplice In realtà, risparmio non inquini se la tieni il vantaggio. spenta per un periodo sufficiente, perché se per pochi secondi la riaccensione di per sé ha un picco di consumo. All'estero mi è capitato di vedere dei semafori intelligenti, nel senso o con un'ulteriore luce, oppure con la luce blu, che indicava quando valeva la pena spegnere il motore, cioè c'era da attendere ancora un tot, che non mi sembra un'iniziativa tanto sbagliata, ma ovviamente bisogna vedere quanto, il solito discorso, quanto l'investimento vale la pena, nel senso che se scopriamo che ci vogliono 10 anni per ammortizzare i costi dei nuovi semafori attraverso gli risparmi di carburante, e sappiamo che nel giro di 10 anni qualche auto italiana viene verso l'elettrico, potrebbe non valere la pena. Esserci un piano di sostituzione dei semafori, sostituirli con con un semaforo più efficiente come quello che hai appena descritto, se non costa poi troppo, comunque tu dovevi sostituirlo il semaforo, allora lo sostituisci con quello. Perché no? Poi Controllare il bisogna livello. spiegare alla gente cosa vuol dire la luce blu, perché poi la Magari. gente dice. Insomma, gli italiani hanno capito anche che le rotonde vanno prese sulla destra, ci hanno messo un po'. Il I primi problema anni è è stato un che po' sì, vanno prese impegnativo. sulla destra, ma bisogna guardare i cartelli perché ci sono le rotonde senza dare precedenza di entrata, e qua facciamo un po' di scuola guida, per cui la precedenza va data a destra, vuol dire che la precedenza ce l'ha chi entra in rotonda, non chi è dentro la rotonda. Tutto diventa diverso se c'è un cartello di dare precedenza a chi entra in rotonda, allora la precedenza a chi è già in rotonda, mi raccomando, perché a Milano ce n'è una così e ogni 3x2 qualcuno ci finisce addosso all'altro. Poi mi dirai dov'è. Pensare all'agosto. Allora, quando andrò al confine isola, vedrò di stare attento. Allora, controllare il livello di pressione degli pneumatici. Vero, sembra una banalità, non costa effettivamente nulla, ma comporta un rotolamento più efficiente delle gomme, e di conseguenza un risparmio significativo. C'è Mantenere. anche il vantaggio di consumare meglio il pneumatico e quindi non lo devi buttare prima del tempo. Mantenere una velocità di guida costante, sempre per le stesse ragioni, sia per Anche perché ci sono dei l'inclino di limiti gomme, in teoria. costante, nel senso non avere brusche accelerazioni o variazioni di velocità, insomma. Valutare l'acquisto di auto ibride o elettrica. Le auto ibride invece mi sembra un mercato via di mezzo che non dovrebbe avere un grande futuro. Sono un tentativo di commercializzare ancora auto a benzina per coloro i quali non hanno ancora capito che un'auto elettrica deve essere utilizzata in maniera completamente diversa rispetto a un'auto a benzina. L'auto elettrica ibrida, che poi ci sono vari tipi di tipologie di ibrido, diciamo che quella plug-in, ovvero quella per cui
cui riesci a ricaricarla attaccandola alla presa di corrente ha un senso forse se uno riesce a ricaricarla a casa. Se hai un box e riesci a ricaricarla a casa, allora può avere senso, perché il tragitto da lunedì al venerdì casa-lavoro, lavoro-casa è, spero, sotto i 50 km, tutti i giorni tu usi l'elettrico. Quando poi vuoi farti il weekend con la famiglia, allora usi l'ibrido, quindi vuol dire che utilizzerai anche la benzina. Ma se non puoi ricaricarla a casa, quella macchina non ha alcun senso. Se non puoi fare un tragitto che sia compreso nei 50 km andata e ritorno, non ha senso, perché a quel punto cominci ad utilizzare ancora la benzina. È una macchina un po' strana. Ibrida. Bene, provvedere alla manutenzione dell'automobile, ne abbiamo già parlato, e naturalmente considerare, preferire il car sharing e il carpooling. Non abbiamo parlato del carpooling, ma anche quello va da sé. Sì, peraltro insomma, è sempre stato così. Nel senso che è un vantaggio. No, voglio dire, la condivisione dell'auto fra più soggetti. Tra colleghi. Tra colleghi, nell'organizzazione della trasferta. Con l'autostop, sinceramente, però sì, okay. C'è questa cosa per cui in alcuni casi c'è il carpooling che funziona, ma è rarissimo. Però, sì, dico è rarissimo, ma lo si praticava nella forma romantica che tu hai detto dell'autostop una volta, ora con le app forse, non conosco alcune, è possibile che questa cosa abbia quella comodità, quella appeal a cui facevo riferimento prima, che potrebbe costituire la molla per far funzionare qualche cosa. È molto di nicchia, se devo essere sincero. È molto di nicchia e oggigiorno funziona meglio il car sharing, perché oltretutto il car sharing lo puoi utilizzare anche per più giorni, nel senso che tu una macchina la puoi anche a quel punto, diciamo, noleggiare, nel vero senso della parola, anche se è una macchina in car sharing, la puoi noleggiare per uno o due giorni quello che sono le tue necessità. E lì si viene a risolvere il problema che chi, come ripeto, abita in città, e secondo me la macchina non dovrebbe usarla se ci lavora in città anche, ma utilizzare un sistema di trasporto pubblico o in sharing. Magari vuole farsi la vacanza, vuole andare al mare, non nel vostro caso perché ce l'avete già al mare, però sta a Bologna, vuole andare al mare, utilizza questa macchina in car sharing per uno o due giorni ed è possibile anche noleggiarla in quel senso. È molto più efficiente e anche più facile da prendere, eccetera, eccetera. Non è un noleggio per cui devi andare a cercare la macchina, trovarla, andarla a prendere, ce l'hai lì sotto casa. La prendi e la tieni per due giorni. Bene, siamo in chiusura. Ricordo che questi e altri consigli possono trovarsi sul sito www.codicemiliaromagna.codici.org, nonché sulle brochure disponibili presso le nostre le sedi di Codici e a disposizione del pubblico oggi intervenuto. Davide, se non hai altro da dire in chiusura, io saluterei i partecipanti a questo ultimo incontro del progetto Energizia. No, posso solo ribadire, perché ho partecipato anche io alla redazione delle guide, andate sul sito di Codice Emilia Romagna, che è www.codiceemiliaromagna.org, a scaricarvi le guide, perché sono utili, anche magari qualche consiglio potrebbe esservi sfuggito tra quelli che abbiamo raccontato oggi e può esservi sicuramente utile. Io vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato lì da voi, e sia quelli anche che ci guarderanno anche dopo oggi online, e grazie Fabio.